La psicosintesi è una visione dell'uomo, di come noi siamo costituiti dal punto di vista psichico, psicologico. Si basa su alcune mappe che possiamo esplorare. L'assunto fondamentale della psicosintesi, secondo me, è quello che nella psiche umana c'è un centro. Il centro è l'io, che è un osservatore interno dei vari livelli della psiche. I vari livelli della psiche sono fondamentalmente inconsci e sono quelli che guidano normalmente i nostri comportamenti. Nella psicosintesi, la mappa dell'ovoide descrive questi territori che sono da esplorare dentro di noi. E l'inconscio è diviso in tre livelli: l'inconscio chiamato così inferiore, l'inconscio superiore e quello medio. In questi tre spazi della nostra psiche abitano diverse istanze, vanno dalle istanze che guidano i nostri aspetti problematici, le nostre difficoltà, le nostre paure, l'inconscio inferiore, a quegli aspetti invece che guidano più il nostro quotidiano, il nostro modo di agire, l'inconscio medio. E poi c'è un aspetto della psicosintesi, dell'inconscio, descritto dalla psicosintesi molto importante, che è l'inconscio superiore, sul quale molto spesso nelle scuole di psicologia non si pone attenzione. L'inconscio superiore è la sede delle nostre passioni superiori, le chiamerei così, dei nostri talenti, di una visione anche etica della vita che ci guida. È un po' una visione degli archetipi che sono dentro di noi. Un altro punto importantissimo nella visione della psicosintesi è quella del sé. È un punto centrale, l'io, che è collegato a un punto che nella mappa dell'ovoide è al top, sopraelevato, e è il sé, è quell'aspetto anima che abita dentro l'uomo ed è, come dire, una essenza fondamentale che va conosciuta e che è il motore interiore più profondo della nostra psiche.